Ciao Gianluigi, sono Ferruccio. Volevo dirti appunto, sono andato a ritirare il basso dal liutaio che gli ha dato un'inquadrata, ha regolato, mi ha detto che essendo uno strumento in fibra, non in legno, in fibra di carbonio, bisogna vedere, magari ci vorranno un paio di giorni, visto che è stato fermo per tutti questi anni, per vedere se si muove ancora o non lo so. Io adesso l'ho provato, mi sembra a posto. E già che ci sono ti faccio sentire il suono, anche se stiamo uscendo dalle casse Yamaha NS10M piccoline, quindi non si sentirà granché, ma tanto per farti vedere, praticamente qua il volume del pickup al ponte, qua davanti il volume del pickup al manico, e poi qua ci sono i controlli, questo è il controllo dei bassi, questo è il controllo degli acuti, un'elettronica che proprio taglia tantissimo. E poi c'è questo controllo qua che invece sono i midi parametrici, con la parte bassa del pomello si seleziona la frequenza su cui agire e con la parte superiore del pomello invece si può tagliare o enfatizzare la frequenza. Tipo se mettiamo che apra più che altro il pick-up al ponte e poi voglia fare un suono un po' tipo Pastorius, no? Possiamo andare a pompare con magari le frequenze intorno agli 800 Hz, se proprio le taglio la stessa frequenza, la taglio, viene un suono abbastanza svuotato per lo slap. Il basso è in queste condizioni, poi ci risentiamo per telefono magari domani. Ciao ciao!